Vado? Qui in compagnia del king del rap, il nome che sta ad evidenziare il tuo grande momento di forma, Marra. E ti chiedo subito, hai fatto tanta strada, tanta fatica fino ad arrivare, per arrivare a questo punto. Ecco, che differenza sta nel diventare famoso e quindi riscontrare tanta fatica durante la tua carriera, a differenza di un ragazzo che invece ha un boom ed esplode in maniera impressionante in poco tempo? Beh, la differenza sta innanzitutto per lui, perché si troverà sicuramente svantaggiato più avanti, perché nel momento in cui hai una carriera fatta di una gavetta lunga e faticosa, hai modo di imparare questo mestiere, perché comunque non è un mestiere facile, è un mestiere molto 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 duro, per cui ci sono un sacco di insidie, diciamo, dietro gli angoli che o le impari sbattendoci un po' le corna, come si dice qui, o se non le impari, le imparerai nel peggiore dei modi, cioè le subirai, capisci? Per cui io sono contento del percorso che ho fatto, che è stato sicuramente molto lungo, ormai sono 10 anni che faccio questa roba, però mi ha consentito di arrivare A con un potere contrattuale anche con le etichette diverso, perché tu arrivi avendo già costruito da solo e non sei prodotto da loro, e B mi ha consentito di saper fare questa cosa al meglio e di essere anche un po' più sgamato per come funziona l'industria e non solo la parte artistica. Fabio Rizzo recita così: Marrakesh migliora di anno in anno, il flow ringiovanisce alla Benjamin Button. Già, lo stile e la tecnica del rapper di Varona ha avuto negli anni un'evoluzione a dir poco ammirevole, ed è semplice riscontrarlo dal numeroso pubblico accorso al New The Model, sempre più protagonista nell'universo musicale. Marrakesh, con il suo ultimo album King The Rap, terza posizione nella classifica degli album più venduti in Italia al momento, ha avuto libero accesso nell'Olimpo dei grandi della musica italiana. Il suo disco può essere valutato come fenomeno propulsivo del genere rap, decisamente in crescita nella nostra penisola ed entrando nello specifico in grande sviluppo nel capoluogo di Puglia, grazie anche al lavoro svolto dall'organizzazione Bari Pop Metro. Un titolo, quello di King del Rap, che il cantante non teme sostenere, una formula, quella di Marrakesh, capace di far letteralmente impazzire la folla senza mai cadere nel banale, senza mai far risultare i propri testi privi di significato, e questo grazie anche al background dell'artista, che oltre ad avere sfondato nella musica è stato protagonista di esperienze di vita che lo hanno visto in veste di commesso, scaricatore, magazziniere e meccanico. Simo, io lo amo Marrakesh. È buono, è bellissimo, è bellissimo. Lei è più famosa. Del palco sul grosso bordello che fa. Ci saluti Bari TV. Ciao Bari TV, un bacio da Alessandra. Quindi adesso arriviamo a parlare del disco King del Rap, parliamo un po' di quella che è stata la realizzazione di questo disco e il percorso. È stato sicuramente è un po' il mio disco più importante, forse il disco della maturità e il coronamento un po' della mia carriera. È stata una grande spacchinata, detta onestamente, perché quest'anno ho lavorato tantissimo, ho fatto un sacco di collaborazioni importanti, ho fatto Roccia Music 2, praticamente ho realizzato 2 album nel lasso di tempo brevissimo, per cui ero molto ispirato, avevo molte cose da dire, e sono contentissimo di come è venuto il disco, perché sta veramente dando i suoi frutti e mi sta un po' consacrando. Sulla copertina c'è una particolarità: tu seduto su un trono di sabbia, che cosa vuol dire? Che sei pronto a essere subito sostituito oppure cosa? Ma venderò cara la pelle, però bisogna avere la consapevolezza che comunque niente dura per sempre, e soprattutto per un artista come nella copertina, appunto, c'è una cornice, va incorniciato un momento, quindi la copertina incornicia questo momento, che è un momento magico per me, e poi chi lo sa il futuro. Sicuramente appunto il trono di sabbia, perché le cose vanno e vengono, no? Nel frattempo bisogna lasciare un segno anche nella sabbia. Su Bari invece cosa ci vuoi dire? Su Bari, a parte che sono qua da amici, ringrazio Fabio, come potete vedere
siamo in un posto storico per la musica in generale di Bari. E, è una città che ha sempre dimostrato molto calore, molto anche attaccamento al rap. A differenza di altre città del sud c'è sempre stato movimento qui, per cui mi aspetto molta partecipazione questa sera e un grandissimo calore. Il tour sta andando da Dio, siamo contentissimi, speriamo di bissare anche qua a Bari. In chiusura, vuoi dare un consiglio ai rapper emergenti della scena barese? Sì, siete voi stessi, non cercate di imitare nessuno, perché il rap è originalità, è portare quello che sei senza fingere, senza costruirti un personaggio, e soprattutto cercate di ritagliarvi una vostra nicchia, di dire qualcosa che nessuno ha mai detto, perché sennò difficilmente verrete ascoltati. E ci saluti il nuovo canale informativo Bari TV, ovviamente. Un gran ringraziamento a Bari TV e i migliori incoraggiamenti per il futuro. E so che siete grossissimi e che state spaccando, per cui Marrakesh vi saluta, a tutti gli ascoltatori di Bari TV. Marrakesh, King del Rap, supportate il rap italiano.